Guardate in che splendida compagnia, Andrea Carpenteri, un grande regalo. Qualche anno fa dicevano che eri una promessa del cinema italiano, sei una promessa ormai garantita. Dopo la pubblicità andatevi a prendere un caffè, perché tanto voi lo conoscete, ma noi scopriremo un po' di più della sua anima. Caffè, pubblicità e Andrea Carpenteri qua. Buongiorno, ci accomodiamo, grazie. Già, ce lo prendiamo il caffè? Prendiamocelo, sì. Ecco, noi iniziamo, Andrea, sempre in allegria. Siamo quelli che accolgono, se volete, i pellegrini in Piazza San Pietro. Beh, venire dall'America a celebrare il giubileo con Papa Francesco vuol dire che si è capito esattamente lo spirito giusto. Andrea Carpenteri, basta guardarti e poi tutti si ricordano, insomma, tante partecipazioni, tante fiction. Sei passato anche per Pupi Avati, che sì, non è poco, all'inizio della carriera, e teatro, Pirandello. Pirandello, sei personaggio in cerca d'autore, sì, è stato il mio primo lavoro dopo l'Accademia. Ho avuto questa fortuna di interpretare Pirandello, che poi è una delle mie opere preferite, sei personaggi in cerca d'autore, appunto, dove interpretavo il ruolo del figlio. E è stata dura anche perché è una palestra non da tutti e soprattutto ero in scena 30 giorni su 30, esatto, cioè tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Quindi è stata veramente una grande palestra. Una scuola importante, perché Andrea, tu parti molto da lontano, nel senso che mamma e papà siciliani, nasci però in Svizzera, sì, papà e mamma erano lì per lavoro, nasci in Svizzera e professionalmente inizi come modello. Sì, inizio come modello perché diciamo che sentivo dentro di me questa, diciamo, io la chiamo vocazione alla fine, anche l'attore, perché poi... Vabbè, non è male come definizione. Sì, perché poi mi rendo conto che anche se dovessi pensare a qualsiasi mestiere al mondo e magari svegliarmi domani e avere tutte le capacità, non lo cambierei. Potrei essere il miglior avvocato, il miglior medico, no. Però alla fine ti sei giocato il tutto per tutto. Sì. Ecco, qua ti vediamo già quasi anche in posa da modello. Tu hai posato addirittura per Versace, quindi era già avviata la carriera, però ti sei reso conto che doveva, che mancava qualcosa. Diciamo che ero anche un po' il terrore dei fotografi, perché durante i set fotografici parlavo molto e mi dicevano: Andrea, guarda, devi stare zitto, devi fare le foto, devi stare là a posare. Io magari iniziavo, dopo 2 secondi dicevo: sì, però io pensavo che no, Andrea, non ci abbiamo tempo. Quindi a un certo punto ho detto: forse ho bisogno di un altro tipo di espressione, ho bisogno di esprimermi diversamente. Senti, Andrea, ma famiglia rigorosa, siciliana, trapiantati, insomma, si direbbe oggi emigranti, sì, diciamoci, sì, le cose, sì, come sì, sono. Come viene accolta a casa questa idea di fare... Sì, sei bello, e questo è inutile, però c'hai cervello, anche perché poi sei andato a studiare, sì, per fare l'attore. Come viene accolta questa tua... decisione, diciamo, di farne che, un mestiere, sì, poi. Diciamo che ho un po' fregato mia madre in questo senso, perché dopo il liceo dovevo andare a Milano per l'università, però sentivo che volevo fare altro in realtà. Quindi durante l'estate, avrei dovuto iniziare l'università a settembre, ai primi di ottobre, ho detto: mamma, io vado a Roma. Madonna. Mia mamma ha detto: perché vuoi andare a Roma? Io ho detto: per l'università. Effettivamente, infatti, prima mi sono laureato, esatto, e poi ho fatto l'Accademia. Esatto, appunto, avevo dimenticato questo particolare mentre parlavi, me ne sono ricordata. Sei anche laureato, sì, in scienze della comunicazione, oltre che, sì, diplomato all'Accademia. Sì. Benissimo. E quindi poi io avevo già il supporto di una zia a Roma. Mm-hmm. Quindi mia mamma si è fidata, ha detto: ok, devi iniziare a fare gli esami, non devi perdere neanche uno. Bellissimo. Se non devi... Le raccomandazioni che fanno le mamme. E mi ha detto: se poi tu vuoi fare l'attore e vedo che ti impegni, io ti aiuto. E così è stato. Mi sono laureato a 23 anni, poi ho fatto l'Accademia, e quindi mia mamma... Senti, stata... Andrea, parli di mamma, non di papà. Noi ci siamo detti, qui si può dire tutto, sì, con la delicatezza consueta. Papà a un certo punto fa una scelta diversa, lascia la casa, ha un'altra vita. Sì. Tu papà è molto che non lo vedi, vero? Io sono circa 17 anni che non lo vedo e non lo sento. Ha preso, sì, ha deciso lui di cambiare vita, diciamo, di crearsi una nuova famiglia. E da quel momento, diciamo, non abbiamo più avuto nessun tipo di rapporto, anche se inizialmente mia mamma ha cercato di... diciamo, in qualche modo di... perché noi eravamo molto piccoli, avevo 7 anni quando lui se n'è andato. E, però a furia di insistere, vedevamo che dall'altra parte non c'era un riscontro, e quindi poi a un certo punto... Né l'hai più cercato. Non l'ho più cercato.
e lui non ha più cercato me. Quindi... Senti Andrea, però le radici siciliane rimangono, nonostante questa vita un po' diciamo raminga, abbiamo detto nasci in Svizzera, poi inizialmente ha trasferito a Milano, ma invece poi scegli Roma. La famiglia è importante per un attore come te? La famiglia per me è importante, è un'ancora di salvezza. Io ho mamma, ho zia e ho mia sorella. Con la cos'è quale sono questa cresciuto. Zia? Perché adesso ci andiamo pian pianino. Una presenza molto, molto forte nella tua vita. Ma io giusto per farvi ricordare che, e pensare anche che un giovane attore come te, grazie anche a colleghi giovanissimi, alcuni anche già molto affermati, vi siete già messi in discussione e avete portato avanti un progetto bellissimo presentato per il festival di Gifoni Vallepiana, il festival dei ragazzi, che però liquidare come ragazzi è dir poco, perché poi adesso è diventato un appuntamento mondiale per il cinema, in cui vi avete portato un cortometraggio che è davvero è un racconto bellissimo dei giorni nostri. Prima ci gustiamo qualche scena e poi dopo vi portiamo tutti a Carvina. Ricordate questo nome, Carvina. Ehi, scusate il ritardo, ma non vi immaginate che ho incontrato. Chi, Lady Gaga? Simpatico, più del solito. No, il mio amico Andrea, il musicista, ve lo ricordate? Vabbè, adesso suona in un gruppo troppo figo. Gli ho parlato un pochino del bar, indovinate? Vengono a fare qualche serata qui. Stiamo ancora aspettando Paris Hilton. Oh, ma ragazzi, ma perché ogni volta che cerco di darvi una mano mi trattate come se fossi un cretino? Piuttosto li hai portati? Sì. Però questa volta non offro io, quindi prima fuori i soldi. Ah, ma che tirchio. Il tuo. Scegli. Pronto? Guarda cosa ti ho portato. No. Vabbè, io una la prendo. Guardate, Carvina, io l'ho visto tutto, poi all'inizio per curiosità, poi mi sono inchiodata al video perché poi l'ho visto su internet e vi assicuro che è un progetto molto interessante. Dei ragazzi di belle speranze che sognano di diventare ricchi con un gratta e vinci, diciamocelo chiaro. Sì. Questo gratta e vinci arriva, ma puntini, puntini, puntini. Un attore anziano, tra virgolette, straordinario. Ior Milano. Ecco, lo vogliamo citare? Sì, Ior Milano, un attore molto famoso in Svizzera. Ma veramente bravissimo, che è un po' la voce narrante, che è questo grande vecchio, se volete, che manca a questi giovani per dar loro il senso della vita che i ragazzi alla fine riescono a trovare. Sì. Perché è un esperimento interessantissimo? Voi avete fatto tutto voi, sceneggiatura, lo avete girato, ma i soldini li avete trovati voi, sì, è vero? Sì, attraverso una raccolta fondi online, un crowdfunding, sì. Beh ragazzi, questo è straordinario, cioè c'è gente che vi ha dato credito, sì. Che ha creduto nel progetto e vi ha dato i soldini. In realtà è stata Elena Glaia, la mia amica, femminile. Che è anche poi la produttrice, che ha fatto tutto questo lavoro pazzesco in cui ha cercato fondi, è andata proprio a cercare anche finanziamenti porta a porta, quindi col progetto in mano, chiedendo. Bellissimo. E siamo riusciti a produrlo in questo modo. Grande soddisfazione vi ha sì. dato. A casa come l'hanno preso? Questo veramente è il vostro successo. A casa l'hanno preso benissimo e faremo la presentazione il 19 dicembre in Svizzera, perché al Gifone abbiamo fatto la presentazione per l'Italia, diciamo. Esatto. E adesso faremo la presentazione in Svizzera, quindi ci sarà mamma, ci sarà mia sorella, ci saranno tutti. Quindi ci lo sarà vedranno anche per la questa prima famosa volta. Zia forse che vi forse. Raggiungerà. Ma vogliamo conoscere zia Maria. Zia Maria. Noi ce l'abbiamo al telefono perché siamo andati fin giù, siamo in Sicilia, vi avevo detto che dovevamo muoverci. Zia Maria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma insomma, sta diventando rosso rosso, io lo posso capire che chi come noi in fondo siamo dei timidi, anche se non sembriamo. Capisco quale sia l'imbarazzo. Zia Maria, ma lo sa che sto ragazzo non fa altro che parlare di questa zia suora, è una zia salesiana. Che tra l'altro dirige una scuola, esatto, eccola qua, finalmente la vediamo zia Maria. Zia Maria, ma che ha fatto a questo ragazzo che le porta fino anche gli amici a mangiare da lei quando siete stati insieme a Roma? Ma insomma, chi è zia Maria? Sì, no, ma vabbè no, io sono una persona molto semplice, così come anche Andrea, però Andrea è una persona, è un giovane speciale, perché lui fondamentalmente è molto buono e generoso.
Allora, così come vorrebbe che gli altri trattassero lui, lui tratta gli altri. Senta, zia Maria. Si fida. Ma appunto, ma io le volevo dire questo. Ma è vero che lei diceva che era sposata con Gesù quando era piccolo, giustamente? Sì. E lui ha sempre creduto che questo Gesù fosse una persona di casa. Lo zio? Sì, mio zio. Ecco. Sì, sì. Dicevo pure i miei amici. Ecco. Perché sì, sua Maria è sposata perché con dicevo, Gesù. Mia zia, per spiegarmi, no? È perché chiaro. Quando io ero più piccolo e chiedevo appunto cosa volesse dire essere suora, mi diceva, zia è sposata con Dio. E quindi per me, se mia zia è sposata con Dio, vuol dire che Dio è mio zio. Che Dio è mio zio, questa è una cosa bellissima, perché è lei, tra virgolette, la responsabile, tra virgolette, di questa fede forte che Andrea, sì. che poi è una fede vissuta, sì. Non è niente. Beh, di... Andrea l'ha scoperto man mano la sua fede. È vero. Finché ci ha creduto e mi ha fatto davvero un'ancora di salvezza, così come lui dice, della famiglia. Però vero. In realtà ha una fede molto forte e profonda. Senta, Suor Maria, ci sono delle ferite nella vita che lasciano delle cicatrici che non si rimarginano. Quanto la fede vi ha aiutati in un momento difficile, che immaginiamo cosa significhi immaginare una vita di famiglia tutti insieme e poi dopo separarsi, allontanarsi, addirittura sì. Poi vedere un'altra famiglia con la quale non si hanno più contatti. Quanto siete stati aiutati da questa fede, Suor Maria? Ma io direi tantissimo, però la nostra fede si è basata molto sul dialogo, altrimenti non si poteva costruire perché loro erano troppo piccoli. Per cui si è basata moltissimo sul mettere fuori che cosa loro provavano, e allora il nostro lavoro è stato quello di accompagnamento a partire dalla loro esperienza. Io devo dire che mia sorella, cioè la mamma di Andrea, è stata molto brava ed è un'ottima mamma. Confermo. Per questo Andrea e anche l'altra mia nipote hanno superato il problema. Suor Maria, ne siamo convintissimi. Parlano con molta libertà. Brava, e tra l'altro io con molto pudore ho chiesto ad Andrea se potessi parlarne, proprio perché siamo sempre bel tempo, si spera. E credo, Suor Maria, che questa esperienza l'aiuti tantissimo nell'essere direttrice poi dell'Istituto di Maria Ausiliatrice di Catania. Sì. Suor Maria, l'ultima cosa, che ricetta faceva? Sì. Che cosa fa gli amici di Andrea quando glieli porta a mangiare? Cosa cucina? Gli arancini? No, non sa cucinare. Non sa sono io che cucino. Io non so cucinare, però no. Questa è bellissima, Andrea che cucina, grazie Suor Maria, grazie davvero, grazie. Di cuore. Grazie. A voi un abbraccio e un bacio ad Andrea. Un bacio, ciao. Grazie, zia, grazie per questo dono. Andrea, grazie. Adesso il film viene presentato, il cortometraggio viene presentato, prossimi progetti, ti hai fatto tantissime fiction, che Dio ci aiuti, Commissario Rex. Dove andiamo? Che facciamo adesso prossimamente? Adesso ho un progetto che ci sto lavorando in questo momento, sempre sul web. Sarà un progetto veramente forte, infatti volevo ringraziare Francesca Monte, che è una cantautrice che si è fatta conoscere al grande pubblico con X Factor. Come no? E Icon Eyes, che è un artista pazzesco milanese, e quindi ho questo progetto con loro. Quindi incrociamo le dita, insomma, noi ti anche molto sarà a breve, perché di santi in paradiso ce ne hai. Quindi noi ringraziamo davvero di cuore Andrea Carpinteri, grazie, poi portiamo bene. Questo ne abbia la certezza. Speriamo davvero che questi progetti grazie. Poi si concretizzino, soprattutto nel tempo più breve possibile. Ti portiamo in un altro luogo incantato, ne stiamo viaggiando tanto perché Antonella Ventre ha altre sorprese per noi. Grazie di cuore. Grazie, grazie. Antonella, a voi. A te.